Sì, gentili ascoltatori di Pianeta Oggi TV Online e di Sazio Web Network, un cordiale saluto. Apriamo dunque questa finestra sull'informazione per un'edizione straordinaria di Ecomondo 2000. Infatti la notizia importantissima che ci è giunta proprio adesso qui in redazione, noi siamo tra l'altro appena rientrati, ci siamo trovati subito con questa notizia veramente positiva e quindi ve la vogliamo dare proprio subito. Dunque la Cassazione rigetta l'istanza di rimessione avanzata dai legali di Mori e De Donno e Subranni. E dunque, da Antimafia 2000 vi diamo resoconto di quanto segue. Roma, è bastata poco più di un'ora e mezza al presidente della sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, Antonio Stefano Agrò, per mettere fine all'ultimo tentativo intrapreso dai legali degli ex ufficiali di Del Ros, Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni di bloccare il processo sulla trattativa Stato-mafia, facendolo spostare da Palermo ad altra sede per motivi di sicurezza. La logica e il buon senso hanno prevalso sul gioco sporco. Il ricorso è stato rigettato in quanto ritenuto inammissibile. Il processo resta quindi a Palermo. Questa è la notizia veramente positiva, importante. E in collegamento telefonico da Udine abbiamo il Movimento delle Agende Rosse. E qui con noi c'è Andrea Del Zozzo, che ricorderete benissimo, ci ha fatto tutto il punto della situazione della manifestazione del 12 di aprile alla mattina e poi anche nella non stop direttamente quando è arrivato direttamente di persona qui alle 23:30 in studio e quindi lo abbiamo ancora adesso con noi che ci fa un po' il punto, ci darà una sua impressione, una sua valutazione di questa cosa. Allora, solo un istante, sentiamo se ci sente. Andrea, ci sentiamo. Non so come mi ascoltate, sono Andrea Del Sozzo, buonasera a te Massimo, buonasera all'amico Rosario della web radio, scusate ma il nome non me lo ricordo, Rosario, perdono. Science Web Network di Treviso. Massimo, mi ascolti bene? Ti ascolto benissimo. Allora, una tua impressione, dicevo, sono intanto le 21:31, siamo in diretta, lo ricordo per chi ci sta ascoltando. Questa è Science Web Network da Treviso, in corso un'edizione straordinaria di Ecomondo 2000 per darvi notizia positiva che il processo Stato-mafia rimarrà a Palermo. In collegamento telefonico da Udine, del Movimento Agende Rosse, Friuli Venezia Giulia, abbiamo Andrea Del Sozzo, che ricorderete l'abbiamo avuto anche nella lunga diretta del 12 aprile, che ci fa un po' una sua valutazione, un po' una sua così, considerazione. Ecco, come Movimento delle Agende Rosse, cosa ne pensate di questa notizia? Come movimento delle agende rosse posso semplicemente dire che noi siamo felici che il processo resti a Palermo. La nostra felicità nasce da una piccola banale considerazione. Il discorso di una trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia è nato a Palermo. È stato impartito questo processo da giudici palermitani, giudici che Massimo tu hai, come me hai conosciuto, questi parlano siciliano non detto degli sguardi, delle altre cose, riescono a capire le sfumature. Questi giudici che, ripeto, tu, io e molti altri di noi abbiamo avuto il piacere anche di conoscere personalmente, di frequentare, seppur per modesto tempo della nostra vita. Questi giudici hanno fatto questi pubblici ministeri, mi riferisco ad Ingroia, ex pubblico ministero che è stato poi l'artefice di questo processo trattativa e attualmente all'amico Nino Di Matteo. Questi giudici hanno fatto un bellissimo lavoro, questi pubblici ministeri hanno fatto un bellissimo lavoro e questo non spostare il processo da Palermo ad altra sede è, a mio personale avviso, qui però ripeto, attenzione, è una mia idea, un mio pensiero, è un modo che la Cassazione ha trovato per poter dire a Nino Di Matteo, Nino, stai facendo un bel lavoro, vai avanti. Spostare il processo da Palermo a Caltanissetta significava prendere una marea di fascicoli, noi sappiamo che ogni imputato, ogni testimone ha alle spalle fascicoli, interrogatori, foto, cioè portarli da un'altra parte, dover dare al giudice nuovo, al pubblico ministero nuovo, la possibilità di studiare questi faldoni.
si allungarono i tempi del processo e casualmente venivano accorciati i tempi della prescrizione, come disse il buon Andreotti, che come pensa male si commette peccato, però qualche volta si indovina. Comunque siamo felici sì. Che la piazza di Palermo resta piazza principale nel, nel discorso trattativa Stato-mafia. Più di questo non possiamo dire. Ecco, Andrea. Se questo è derivato anche da quella enorme mobilitazione di massa, perché sì, è vero che sabato 12 eravamo solo 600-650 persone, il numero preciso lo dissi l'altro giorno e lo ripeto oggi, non lo so e non mi interessano, non mi interessano i numeri. Piazza della Mino Cirio era piena di gente, io presumo sui 600-700, 500-600, ci avviciniamo così. 6.000 firme raccolte quasi nel segreto, perché non abbiamo avuto, a parte voi che appena vediamo un comunicato diventate stupidi per cercarci, per darci la possibilità di parlare, le televisioni e le radio hanno omesso, hanno letteralmente omesso la notizia del processo di Palermo, hanno letteralmente omesso le notizie che 26 procure, il 3 aprile 26 procure italiane, 26 prefetture italiane, sono state fatte oggetto di un presidio antimafia, cosa che è stata molto importante. Hanno messo le 6.000 firme raccolte, ripeto, in maniera quasi clandestina, perché siamo dovuti andare quasi casa a casa a chiedere, sai, per favore c'è un processo, quindi devo spiegare il Bongiamber che cos'è, perché usare del Di Matteo e non solo il Di Matteo del Bongiamber, spiegare perché lo Stato, quindi è stato un lavoraccio enorme, e quindi raccogliere, dicevo, 6.000 firme presentate al Ministero in questo modo, con questi nostri modestissimi mezzi, perché noi non abbiamo, come scorta civica, non abbiamo assolutamente avuto nessun aiuto dallo Stato, non lo abbiamo chiesto, non lo vogliamo. Come agente rosso non chiediamo neanche le teste della lesione, quindi potete capire che è tutto lavoro di intelletto personale e di gambe personali che vanno a defermare. Quindi siamo semplicemente felici, ma attenzione, non abbassiamo la guardia. Ebbè no. Ebbè, non dobbiamo, né noi come agente rosso, né voi come giornalisti, né chi è in questo momento, in questo venerdì santo, ha rinunciato ad andare alla celebrazione eucaristica, sì, eucaristica, né noi né chi ha rinunciato ad andare a messa a sentire il prete che parla e per sbaglio sta ascoltando noi, né nessuno qui in Italia deve abbassare la guardia. Noi dobbiamo tenere alta la guardia, dobbiamo sempre essere pronti alla pugna, come si diceva una volta, al combattimento non fisico, perché qui non si tratta di fare una rivoluzione fisica, qui si tratta di fare una rivoluzione mentale, comprendere che ci sono dei problemi, conoscerli e affrontarli. Sì. Uno dei problemi dell'Italia è la mafia. Te Massimo l'altro giorno hai parlato con la Zornita, ho visto l'intervista e avete toccato temi che Monica conosce molto bene, infiltrazioni mafiose nel nord-est. Sì, tra altre cose, lo ricordo ai nostri ascoltatori che è andato in onda proprio questa sera alle 20 su Eden TV, sul digitale terrestre. Ecco, ma volevo chiederti... a casa qualche minuto fa dai miei personali. Ecco Andrea, scusa se ti interrompo, volevo chiederti una cosa, intanto ricordo ai nostri ascoltatori, questa è Sette Web Network, siamo rigorosamente in diretta, sono le 21.37 in questa edizione straordinaria di Ecomondo 2000, e dunque la raccolta delle firme proseguirà ancora? Allora, sono contento di questa tua domanda perché mi dai possibilità di lanciare un appello rivolto a chi ascolta, come si suol dire. Sembra da voci di corridoio della scorta civica, la scorta civica nazionale, quelli che poi il 12 sono andati a Roma a presentare le firme, eccetera, eccetera, sembra che si voglia continuare la raccolta firma. Quindi troverete ancora dei banchetti delle persone che in piazza vi chiederanno la firma per il Bongiamber, per Di Matteo, perché, ripeto, non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Che se noi allora abbassiamo la guardia con la scusa che ci hanno dato il contentino, il biscottino del non spostamento del processo, perché tecnicamente poi tra l'altro se abbiamo ad analizzare, perché cioè, era una richiesta, a mio personale avviso perlomeno, era una richiesta episodica, insomma, non stava né in cielo né in terra la richiesta di spostare il processo da Palermo
all'altra sede. Era semplicemente un modo, a mio avviso, era stato semplicemente un modo del generale, dell'ex generale Subranni o dell'ex generale Mori o di qualcun altro per allungare i processi, i tempi del processo, ecco. Ecco, e voi comunque... Persona, ma adesso questi non hanno più, non lo so io, ecco. Una mia idea, ma sto svalicando, quindi resto così. Ecco Andrea, un'ultima cosa, poi chiudiamo il collegamento. Ecco, volevo chiederti questo, come scorte civiche rimarrete naturalmente sempre vicino al giudice Nino Di Matteo, ecco, possiamo spiegare? Assolutamente sì, ribadisco, assolutamente sì. Noi non siamo vicini al giudice Nino Di Matteo, noi siamo vicini ad ogni magistrato. Certo, io dicevo giudice Nino Di Matteo perché è quello che ha preso le minacce serie da Totorina. Chiunque subisca delle minacce. Certo. Ricordiamo sempre una cosa, allora, tutto questo casino, usiamo questa parola, è nato dall'affermazione di Totorina. Io questo giudice lo devo ammazzare, io lo devo fare alla fine del turno. Abbiamo dimenticato, almeno i più hanno dimenticato o hanno omesso di leggere, chiaramente non è nel senso tuo Massimo, io lo sapevo perché so che siete abbastanza efferati, andate a leggere anche le nonne notizie che vengono non passate eccetera, sì. Nessuno si è indignato, e uso una parola che non è mia, indignato, quando il signor Totorrina ha detto non capisco perché gli italiani non vogliono che il corso giudice salti per aria. Io ho detto un giorno, sono assordato dal rumore, dall'assoluto silenzio dell'istituzione. Cioè, un'istituzione seria sì. avrebbe dovuto prendere i seri provvedimenti. Se per seri provvedimenti significa portare il giudice Di Matteo nella fattispecie di un elicottero, va bene. Ma signori cari, però abbiamo dimenticato che il Palazzo di Giustizia di Palermo non ha il riporto. Se allora vediamo un lince, sì d'accordo, un mezzo blindato, cioè avete visto mai un lince voi in giro? Cioè sì. Andare in giro per Melfi o per Treviso o per un lince significa di signori sto qua, Sì, che sì. Un mezzo blindato, un mezzo militare, che poi tra l'altro 30-35 km all'ora, se guidato in maniera un pochino sportiva, si ribalta. Io ho visto l'altro giorno una foto di un lince distrutto contro una Smart. Signore, qui stiamo parlando di una Smart fatta in plastica, un lince dovrebbe essere fatto da ferro. La Smart è qualche ammaccatura e il lince è ribaltato. Sì. Letteralmente ribaltato. Al piccolo di Trieste, può essere al piccolo di Trieste. Adesso non ricordo il giorno, comunque qualche giorno fa. Sì, l'ho visto anch'io qualche giorno fa, sì, sì. Ecco, sì, sì. Un piccolo ricerco online ai nostri ascoltatori. Fate subito. Ecco, solo un'ultima cosa, ultimissima Andrea. Ecco, Salvatore Borsellino, per caso lo hai sentito? Hai sentito qualche sua reazione dopo questa notizia? No, io al momento non ho sentito Salvatore perché seppur sono vicino alla figura di Salvatore come uomo, come personaggio pubblico e quant'altro, oggi ho evitato di disturbarlo, insomma. Certo, certo. Il buon Salvatore ha una famiglia, ma sono sicuro di poter dire una cosa, questo lo dico tranquillamente, che Salvatore sarà sicuramente felice dell'obiettivo raggiunto. Il nostro obiettivo il 12 aprile era quello non tanto di dotare del bocciato, ma di far capire che c'è un processo e che questo processo deve rimanere a Palermo. Oggi abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi, ovvero sia il processo resta a Palermo, resta nelle mani del dottor Nino Di Matteo, nella stessa aula che ha visto personaggi del calibro del dottor Paolo Borsellino, del dottor Giovanni Falcone, impastire quel famoso processo sulla mafia, sì. Processo del quale poi anche per il quale poi sono soltati in aria, vabbè. Comunque nella stessa aula, bunker, Luciandone e quant'altro. Quindi allora Andrea, dunque, per concludere definitivamente, l'attenzione rimane sempre alta, le antenne sono sempre alte e quindi stiamo a vedere un po' l'evolversi della situazione anche nel prossimo futuro. Sì, hai sintetizzato con tempi giornalistici tu, io sono un po', come si dice, emozionato, sono un po'... comprensibile. Emozionato, ecco, il termine giusto, emozionato nel potervi dare questa notizia, che voi sicuramente già sapevate perché so che siete informati, però... Certo, ciao, l'abbiamo appena vista in redazione e quindi siamo mobilitati subito per poter anche noi dare... La cosa massima, e approfondirla. Massimo, lo sai,
di una cosa mi fa onore perché trattando appunto questo tema qui nel profondo nord-est, sentire un'emittente televisiva o un'emittente radiofonica che ti danno un colpo di telefono, sai, è successo così, vuoi dire una parola, cioè non è da tutti i giorni, per noi è un ringraziamento, ci sta dando un ringraziamento per il nostro modestissimo lavoro, ci sta dando un ringraziamento enorme, perché purtroppo, io torno a ribadire quello che già ho detto in più di un'occasione, abbiamo una classe giornalistica, se così si può dire, che è semplicemente omertosa. Io ho letto, come molti di noi, ho letto il rapporto della VDA di Trieste, che mi vengono a dire il Friuli non è ad infiltrazione mafiosa. Cioè, un momento del Friuli si parlava già negli anni 80 del famoso rapporto sull'infiltrazione mafiosa al nord del capitano Dell'Onno. Se noi lo andiamo a leggere, troviamo un'apposita sezione che Dell'Onno dichiara in questa apposita sezione che la mafia aveva già avuto investimenti con un tale Provenzano. Se andiamo a indagare un attimo, troviamo che a Tolmezzo, io parlo per Udine, per la provincia di Udine, per il Friuli Venezia Giulia, a Tolmezzo abbiamo un carcere con 10 detenuti in regime di 41 bis. E ripeto qui che il 41 bis non ha rubato la caramella al bar. Sì, certo. Non è che se va al 41 bis perché io vado al bar e dimentico di pagare un caffè. Se va al 41 bis, per chi non lo sapesse, per reati un pochino più importanti del rubare una caramella o non pagare il caffè al bar. Certo. Eppure i giornali, quei locali non dicono una parola. Adesso hanno spostato dal carcere dell'opera a quello di Milano, hanno fatto uno spostamento di vari pezzi da 90 della mafia. Qualcuno potrebbe anche essere arrivato qui al carcere di Tolmezzo, nel più assoluto silenzio delle istituzioni. Questa è la silenzio. Questa è una situazione. E dei giornali. Quindi trovare un'emittente televisiva o radiofonica, come nel caso specifico, che un attimo dice ma tu che ne pensi? A noi è grasso che colla, come si dice volgarmente, scusate se non sono, come si dice, politicamente corretto, sono parole che escono dal cuore. Certo, no, beh, ti sentiamo che sei molto preso da questa cosa. Senti, io guarda, ti ringrazio moltissimo, Andrea Del Sozzo, per queste informazioni, per queste tue considerazioni, per averci fatto anche un po' così il punto dell'azione per quanto riguarda un po' il movimento Agende Rosse, insomma, quello che pensate a seguito di questa notizia. Io adesso niente, ti saluto, che termino la trasmissione, questa edizione di Ecomondo, questa edizione straordinaria di Ecomondo 2000 con Sergio Webneto, e semmai poi noi abbiamo modo di sentirsi anche fra una mezz'oretta un attimino tra noi. Allora, buon lavoro e grazie ancora Andrea Del Sozzo, un saluto a tutto il movimento delle Agende Rosse. Io a nome del movimento ringrazio per l'ennesima volta voi per gli spazi che ci concedete. Buonasera, ciao Rosario, alla prossima. Ecco, sicuramente Rosario ti ha sentito e ti sì, ha anche sì, salutato. Sì, ho sentito, ho salutato e ringrazio Andrea Del Sozzo. Benissimo, allora Andrea, Rosario ti saluto anch'io e buona serata, grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, un abbraccio a tutti e aggiungo buona Pasqua. Grazie, ecco non ti ha cambiato. Ciao ragazzi, buon lavoro. Bene, salutiamo dunque Andrea Del Sozzo, collegato che è stato in collegamento con noi da Udine, del movimento Agende Rosse del Friuli Venezia Giulia, per commentare anche lui questa notizia molto importante che, ricordo, il processo Stato Mafia rimane quindi a Palermo. 21:47, prima di chiudere, ecco Rosario, volevo far presente questo, che sì, per fortuna ci sono delle emittenti insomma sensibili a queste cose qui che si prestano diciamo anche in ore un po' particolari o di notte oppure durante i giorni di festa e arrivano diciamo a dar spazio a eventuali convegni, conferenze, insomma incontri culturali, incontri su queste tematiche, proprio perché appunto sono sensibili. A tale proposito non siamo solo noi, perché abbiamo anche Antimafia 2000, ma poi andando un po' più sul, come dire, sul generalista che
emittenti che si occupano anche di altri argomenti, troviamo i colleghi di Radio Canale che sono Antonella Intranò e Ugo Lombardi, che adesso trasmettono anche proprio qui a Saifu Web Network, che ricordo la trasmissione ogni mercoledì sera alle 18.30, spazio aperto. Poi abbiamo la nostra collega, anzi colleghi, Francesca e Marco presso la radio di Gubbio, e così via, insomma, da Paolo Gavasso di Radio Piper Fontana Fredda, Danilo Maddalone, Radio Nuova Musica, ecco, tutte queste radio e televisioni, noi cerchiamo di unire le forze e cercare quindi di far emergere un messaggio atto alla salvaguardia della vita. 21:49, aggiungo anche un'altra cosa, per chi volesse entrare su pianetaoggitv.net, e che ricordo che questa edizione sta andando proprio in onda qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV, ecco, potrà vedere anche un filmato della manifestazione a Roma, che penso che lo possa vedere anche sul sito web network, e poi appunto anche il collega Rosario lo trasmetterà, uno speciale, diciamo, sulla manifestazione del 12, ripeto, quella del Movimento Rosso, del Movimento Agende Rosse, della richiesta del bomber jammer alla scorta di Matteo, non ha niente a che vedere con il corteo che poi ha avuto dei problemi nel pomeriggio. Qui è tutta un'altra cosa. Fatalità, le due cose hanno coinciso nella stessa giornata, sia il corteo per il diritto della casa, che poi sono stati gli infiltrati che hanno fatto quello che hanno fatto, poi il corteo, lo ricordo, è andato tutto quanto a buon fine, e alla mattina c'era appunto questa manifestazione per la difesa di magistrati antimafia di Palermo, la richiesta del bomber jammer, questo dispositivo elettronico antibomba da dare alla scorta di Nino Di Matteo. Dunque, ecco, volevo dire, c'era appunto anche c'è appunto anche questo video che è stato realizzato da Francesca, che ha condotto delle interviste per poi appunto mandarlo in onda da Pandora TV, e quindi ecco che dentro la testata di Pianeta Oggi TV Online c'è anche questo video prodotto da Pandora TV, oltre naturalmente ai telegiornali che riguardano il problema della Crimea. E noi abbiamo appunto questo accordo con Giulietto Chiesa, che dirige Pandora TV, e quindi ritrasmettiamo i loro notiziari e con delle immagini, devo dire, anche in esclusiva, come ultimamente ci sono, e potete constatare anche quello. Ecco, a questo punto, dunque, 21:51, se non ci sono altre, vediamo se per caso abbiamo delle altre notizie relative a questa, perché la notizia è ancora un po' in corso, diciamo, vediamo un po', ma non vedo nulla, niente. Allora, prima di chiudere, ecco, vorrei dare la parola a Rosario Moreno, che è nella regia centrale di South Web Network, e che proprio grazie a lui si possono aprire queste finestre nell'informazione. Ecco, così un commento, visto che appunto tu hai assistito, perché appunto eravamo tutti quanti nel team qui durante la diretta non stop del 12 aprile, e quindi poi ti sei fatto un'idea. Adesso con questa notizia qui molto importante, positiva, penso che qualcosa anche tu avrai da dire, una considerazione. Rosario. Bene, Massimo, ti ringrazio di avermi dato la parola, ma la mia considerazione è molto semplice. Sono contento di questa notizia perché qualche cosa si muove anche lì, anche se resto preoccupato, perché fino a quando ci sarà sta collusione Stato-mafia, dovremo sempre fare queste battaglie per ottenere qualche cosa. Può sembrare poca cosa che il processo rimanga a Palermo, però è molto importante, perché rimane nelle mani del giudice che in questo momento lo sta seguendo, no? Esatto. Perché spostare un processo significherebbe anche poi dopo i nuovi giudici o chi dovesse prenderlo in mano studiarsi tutto, e quindi si va veramente alle calende greche, poi un discorso del genere. Io spero che resti a Palermo, come è stata data da questa notizia, che sempre i giudici che sono in prima linea a combattere la mafia, a combattere questa delinquenza, ma anche a combattere quella parte di Stato che è collusa con la mafia, perché rendiamoci conto che purtroppo fin quando avremo questi governi, questi politici con questi governi, sarà sempre dura, molto dura, e quindi noi non abbasseremo mai la guardia. E soprattutto
lo scopo nostro è quello di poter raggiungere quanto più persone possibile, risvegliare questa coscienza e dire: ragazzi, ci siamo, vi stiamo dando delle informazioni, fatene tesoro e risvegliate questa vostra coscienza e cominciate a lottare in qualsiasi modo, parlando con altra gente, facendo girare la voce, insomma. Ci sono tanti modi per lottare. Questo è il mio pensiero, Massimo. Certo, certo, assolutamente sì, condivido pienamente. Guardavo nel frattempo se c'era qualche altra notizia, perché so che c'è stato un fortissimo terremoto in Messico. Volevo capire meglio, vediamo se riusciamo a, perché è una notizia che ci è arrivata da. Dunque, cioè, questa cosa è successa non è da tanto. Eccola qui la notizia, ve la diamo subito, ve la leggo così per la prima volta insieme a voi. Dunque, una scossa violentissima di magnitudo 7,4 della scala Richter è stata registrata nello stato messicano di Guerrero, a nord di Acapulco. Lo riferisce l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. E ci sono dei testimoni che praticamente raccontano che questo terremoto è stato avvertito anche a Città del Messico. Nella capitale sono seguiti dei blackout elettrici, ma praticamente il sindaco ha assicurato che non vi sono stati danni. Ecco, questo dunque la Massimo, mi riaggancio proprio alla questione dei terremoti, quello che hai detto tu in questo momento, sì. Per dire che sono contento che in Emilia-Romagna in questo momento hanno sospeso le trivellazioni, perché sai che erano state fatte molte richieste per poter trivellare sul territorio dell'Emilia-Romagna. E dopo che è comparso su Scienza, una rivista scientifica, un articolo appunto che legava le trivellazioni ai terremoti, e dopo l'ultimo terremoto appunto che c'è stato in Emilia Romagna, insomma, la regione è in questo momento bloccata. Io sto seguendo la cosa, la mando sempre con la rassegna stampa, speriamo che resti bloccata questa situazione per capire a fondo veramente la correlazione che esiste tra trivellazioni e terremoti. Volevo proprio agganciarmi a questo. Sì, sì, hai fatto benissimo. Quindi appunto in Emilia Romagna c'è questa cosa qui, c'è questo sospetto in effetti, che però è sempre più consistente questo sospetto, sembra che sia proprio così. Io inizialmente ero un po' scettico, però sento che se ne parla sempre più in modo più concreto, quindi è motivo di approfondimento. Naturalmente, ecco, informiamo i nostri ascoltatori che se avremo delle notizie in più su questo, delle notizie maggiori, ecco, ve ne renderemo conto nel corso dei nostri speciali. Dunque, non ci sono altre notizie dell'ultimo momento. Ricordiamo l'ultima appena data, questa fortissima scossa di magnitudo 7.4 della scala Richter, che sarà registrata nello stato messicano di Guerrero, a nord di Acapulco. La scossa è stata sentita anche a Città del Messico, secondo testimoni. Nella capitale ci sono stati dei blackout elettrici, però il sindaco ha assicurato che non vi sono stati danni. Ecco, perché si fosse messo in ascolto solamente adesso, abbiamo appunto riaggiornato la cosa. Quindi per il momento la cosa, diciamo che la notizia comunque è ancora, come dire, in corso, no? È in evoluzione. Se ci saranno naturalmente delle novità di rilievo, ve le daremo conto nel corso di un'altra edizione straordinaria. 21:57, Rosario, io ti do la linea e tu puoi proseguire con la programmazione normale della rete Sarzo Web Network. Dalla redazione di Pianeta Oggi TV è tutto. Massimo Bonella, a voi, dunque a te Rosario, una buona sera a tutti quanti. Bene, grazie. Bene. Massimo, e buon proseguimento con i nostri programmi.